Vittoria Puccini si confessa, il lutto e la separazione con Preziosi. Vittoria Puccini, ricominciare dopo il lutto in famiglia e la separazione con Alessandro Preziosi, le parole dell'attrice. In una lunga intervista a Grazia Vittoria Puccini racconta la sua vita dopo la morte della madre e la separazione dal suo ex marito, Alessandro Preziosi. In entrambi i casi per l'attrice non è stato facile però, a distanza di tempo, adesso afferma di essere serena e di aver guardato avanti. Con Alessandro Preziosi i rapporti sono migliorati rispetto al passato, e il rispetto reciproco ha preso definitivamente il posto della stima di un tempo. Da parte di entrambi la voglia di ricucire i rapporti nasce da una consapevolezza, l'importanza di essere complici e uniti nella crescita della loro figlia. Quello che invece è stato molto difficile metabolizzare è stato il lutto dopo la morte della madre, una donna alla quale la Puccini era molto legata. Vittoria Puccini ricorda la madre morta 6 anni fa. Mi manca terribilmente. Sono passati diversi anni ma il ricordo vivo di sua madre ancora accompagna Vittoria in tutte le sue giornate. Mi manca terribilmente, dichiara l'attrice alla giornalista di Grazia, mi manca confrontarmi con lei, ricevere i suoi consigli. Un lutto che, stando a quanto da lei stessa dichiarato, l'ha segnata molto e l'ha portata però anche a crescere. Ho capito che è giusto concentrarsi sul bene che mi ha dato riuscendo così, spiega la Puccini, a dare un senso a tutto. Nella vita ci sono tanti tipi di separazioni, sentimentali e fisiche, ma Vittoria ha imparato a guardare a questi eventi in un modo diverso. Ogni separazione infatti per lei rappresenta un nuovo inizio, un incontro, un'unione da cui qualcosa di buono può sempre scaturire. Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci, una storia d'amore lunga 5 anni. Al momento Vittoria Puccini è legata sentimentalmente a Fabrizio Lucci, che di professione fa il direttore della fotografia. La relazione tra i due è stabile e Vittoria afferma di essere molto legata all'uomo. I due si sono trovati al momento giusto e questo, dice lei, ha influito molto sulla nascita della loro storia d'amore. Fabrizio è un uomo presente, molto affermato e stabile e questo, secondo la Puccini, contribuisce positivamente a far andare bene le cose tra loro.